Fabrizio Corona critica Chiara Ferragni e Fedez nel podcast 2046 di Rovazzi. Fabrizio Corona si esprime nuovamente sui Ferragnez, lanciando nuove critiche a Chiara Ferragni e Fedez durante la sua partecipazione al podcast 2046 di Rovazzi. L'ex re dei paparazzi ha analizzato l'evoluzione dell'industria del gossip, ritenendo che il bacio tra la Ferragni e un estraneo abbia un valore economico trascurabile. Vale la pena scoprire quanto effettivamente possa valere .L a fine di un'epoca secondo Fabrizio Corona. Durante l'intervista, Fabrizio Corona ha evidenziato che il 2023 rappresenta la conclusione di un'era, menzionando la scomparsa di figure emblematiche come Maurizio Costanzo e Silvio Berlusconi, oltre alla presunta conclusione della carriera della Ferragni. Ha dichiarato: "Non ci sono più personaggi. Questo anno segna l'ultimo anno. Abbiamo assistito alla morte di Maurizio Costanzo e di Berlusconi, e alla fine della Ferragni, che ha iniziato nel 2012. Ciò segna la definitiva fine di un'era. Inoltre, ha proseguito, nei prossimi anni, tutto il passato sarà completamente estinto. Solo coloro che si dimostreranno capaci di reinventarsi si salveranno. Instagram e i giornali non hanno più valore. La vera competenza emergerà solo tra i migliori." Infine, ha sottolineato il costo del bacio di Chiara Ferragni. Questo bacio vale tra 5.000 e 6.000 euro. Secondo Corona, dal 2024 al 2026, il panorama mediatico subirà una trasformazione radicale, in cui solo chi saprà veramente innovarsi potrà restare a galla. Le critiche a Fedez e Muschio Selvaggio. Fabrizio Corona ha riservato attacchi anche a Fedez, valutando il suo programma, Muschio Selvaggio, e la sua apparizione in televisione. Secondo Corona, se il podcast ha successo su YouTube, la stessa cosa non si può affermare per la televisione, dove sarebbe in grado di raggiungere solo l'1% di share su Rai 2. Queste affermazioni mettono in evidenza il parere di Corona sul fatto che Fedez non mantenga la sua rilevanza al di fuori dell'ambito digitale. Corona ha dichiarato: "Muschio Selvaggio, condotto da Fedez e Sal su YouTube, ha ottenuto buoni risultati. Ma se lo si conduce in televisione su Rai 2, l'apporto sarebbe solo dell'1% di share. Davvero molto poco. Pertanto, in televisione, Fedez farebbe un fiasco garantito."